quest'oggi a Firenze per fare un po' il punto sulla situazione, di quelli che sono stati anche gli esiti dell'inchiesta portata avanti dalla magistratura fiorentina. Sì, si tratta di un momento importante perché la magistratura fiorentina ha approfondito le indagini e da una parte ha rinviato a giudizio diversi personaggi che erano responsabili dello scempio del nodo di Firenze e di altre opere analoghe, mettendo in evidenza già nell'ordinanza di custodia cautelare precedente quali erano questi rapporti tra esponenti dello Stato, cioè delle società pubbliche partecipate, ed esponenti delle aziende private che avevano interessi convergenti, mentre avrebbero dovuto avere interessi del tutto diversi, perché lo Stato si occupa del bene comune, dell'interesse generale, e invece il privato si interessa del suo personale vantaggio. E questa inchiesta invece ha messo in evidenza che questa potente organizzazione corruttiva ha proprio un suo epicentro al Ministero delle Infrastrutture. Ora la domanda che noi dobbiamo farci è questa: ma è possibile che gli esponenti politici ignorassero che esisteva un'organizzazione così potente che dissipa il denaro pubblico oppure che distrugge il territorio? Allora io credo che invece questo è impossibile, perché questi sono personaggi che già sono indagati da anni, quindi non è che escono fuori all'improvviso così, perché alcuni di questi li abbiamo già trovati nelle indagini della Commissione Antimafia della 12ª e della 11ª legislatura. Quindi credo che noi dobbiamo convincerci che la soluzione non è quella prospettata dal Presidente della Regione Toscana, cioè di accelerare i tempi. Qui bisogna bloccare i lavori, perché si tratta di lavori che appare evidente che non sono necessari, ma che servono solo ad alimentare la corruzione, il malaffare, la distruzione del territorio e tante altre cose. C'è una cosa che ci premeva chiederle proprio riguardo non tanto alla fase in cui l'opera è già stata messa in cantiere, quindi a questo punto l'istituzione dice facciamo alla svelta, portando magari anche come giustificazione il fatto che i cittadini stanno subendo un disagio. Andiamo a monte di questo, cioè il momento in cui si decide che l'opera è strategica. Noi abbiamo avuto la prova attraverso queste indagini che l'opera non è strategica, che queste opere servono solo ad alimentare la corruzione, perché ormai l'alta velocità già esiste, il collegamento tra varie città d'Italia, quindi faccio un esempio, per esempio fare questo nodo sotterraneo a Firenze è proprio assolutamente un fatto che non può che fare altro che provocare un disastro ambientale grave e costi elevatissimi. Tanto è vero che nella prima inchiesta era emersa proprio che era stata usata una fresa che non era all'altezza della situazione, cioè loro non si preoccupano di fare un'opera necessaria, strategica, a regola d'arte. A loro interessa solo prendere i soldi e che quest'opera duri all'infinito, per un tempo indeterminato, capito? Quindi l'abbiamo la prova, l'abbiamo avuto non tanto dalla seconda inchiesta, ma dalla prima inchiesta, dove si parla della Mona Lisa, di questa fresa. Nome celebrativo che è stata sequestrata, proprio perché quello che si coglie da questa inchiesta è che loro vogliono fingere di fare un'opera, avere dei finanziamenti in corso d'opera, lamentare l'aumento dei costi in corso d'opera e andare avanti per decenni fino a quando poi l'Italia non sarà crollata per effetto di questi, di
questi dissesti non solo ambientali ma anche per questi dissesti economici che riguardano il denaro pubblico. Chi si occupa di progettazione dice anche che forse si spendono pochi soldi per la progettazione per poter poi avere delle varianti in corso d'opera. Il sistema della variante in corso d'opera che aumenta successivamente i costi. È uno degli strumenti illeciti di cui si servono gli appaltatori per guadagnare somme che non gli competono. Allora, questa storia delle varianti era stata eliminata dalla legge Belloni, quale era stata concepita nella fase iniziale, che poi è stata stravolta da molte modifiche, che prevedeva che innanzitutto l'opera venisse scelta dallo Stato, cioè che l'opera sia strategica lo deve decidere lo Stato, non il privato. Secondo, che il progetto esecutivo doveva essere fatto dallo Stato, il privato lo doveva solo eseguire. Lo Stato diceva: guarda, qua c'è sta quest'opera da fare, tu devi eseguire. Se sei d'accordo, ci mettiamo d'accordo sul prezzo, altrimenti. E c'era poi la gara al massimo ribasso. Ora, qui tutto questo è scomparso, perché il progetto viene fatto dal privato e non va bene questo, perché il privato ha interesse a fare un'opera nella quale poi si debbano creare elementi per le varianti in corso d'opera. Invece nella legge Meloni era previsto che le varianti non potevano essere, salvo casi eccezionali che dovevano essere provati, tipo che c'è una falda acquifera. L'iniziativa economica privata e libera non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Questo articolo è un fatto strategico. Cioè praticamente, perché strategico? Tanto è vero che il Tremonti lo voleva abrogare questo qui. Perché? Perché il fine sociale deve prevalere sull'interesse privato, capito? Ultima cosa che le chiedo, lei ha fatto riferimento alle istituzioni toscane, noi abbiamo sentito l'assessore ai trasporti toscani Vincenzo Ceccarelli, ci ha detto che da parte della regione in questo momento non c'è interesse ad intervenire sull'argomento inchiesta, ovviamente, però chiede che venga fatto tutto alla svelta, insomma, che si arrivi al compimento di quest'opera. Queste sono i chiacchiere, perché questa questione tutta alla svelta che significa? Perché poi dopo fanno l'opera, alla svelta alcune cose non si possono fare perché bisogna fare delle perizie contabili, bisogna inseguire il denaro all'estero, adesso magari hanno trovato delle somme che sono state esportate all'estero, bisogna fare delle rogatorie internazionali, cioè un'attività molto complessa che non si può pretendere di farlo in 5 giorni, poi chiudiamo e si fa l'opera. L'opera non si deve proprio fare, perché quest'opera voluta esclusivamente per arricchire delle persone che sono ben individuate e accusate, da parte con la collaborazione di persone che fanno parte dell'apparato pubblico, sta a dimostrare tutto questo, che l'opera non era strategica ma era un'occasione per arricchire funzionari pubblici, esponenti del mondo politico e esponenti dell'imprenditoria privata e professionisti a caccia di ricompense, a caccia di retribuzioni che non gli spettano. Il sindaco Nardella pochi giorni fa, parlando di questo argomento, ha chiesto di eliminare tutta quella burocrazia che rallenta le operazioni, perché potrebbe permettere ai cittadini di controllare direttamente l'opera, cosa che in questo momento, insomma, i cittadini ci sono, i comitati ci sono, segnalano le cose. Basta leggere il capo d'imputazione di Nardella, che lui deve prendersi il capo d'imputazione, quello di prima e quello successivo. Tutti gli atti per i quali è iniziato un processo e si celebrerà un processo davanti al Tribunale di Firenze,
e vedrà che ci sono degli elementi documentali che dimostrano che queste opere pubbliche sono fatte per fini privati e non per l'utilità sociale. Quindi ci possiamo fermare? Enrico Rossi, Dario Nardella potrebbero fare qualcosa per fermare? Secondo me devono loro non è che decidono loro, ma loro dovrebbero collaborare con le associazioni, con i cittadini, per bloccare quest'opera che può essere devastante per la città di Firenze e per il patrimonio nazionale, perché Firenze è un patrimonio dell'umanità. Ultima cosa che le chiedo per quanto riguarda la successione di Lupi al governo, è stato fatto il nome di Cantone. Cosa ne pensa di mettere un magistrato in una posizione del genere? Non è una questione, certamente Cantone può fare molto perché lui sa che cosa è necessario fare. Lui potrebbe fare delle leggi o proporre delle leggi. Ecco, io la prima cosa che proporrò a Cantone è di fare dei decreti leggi per approvare delle leggi di cui il Paese ha bisogno per bloccare la corruzione, perché crede che su questo debba essere d'accordo pure il sindaco di Firenze. La corruzione va combattuta seriamente e quest'opera è collegata con la corruzione.